Allora, durante la pausa abbiamo risolto un po' di problemi di installazione, li dovremmo avere tutti, credo, almeno lì credo funzionare. Se c'è qualcuno ancora che non ce l'ha, lo risolviamo al volo adesso. C'è qualcuno che ancora non ce l'ha? Domanda su intesa? No. Va bene, quindi RVM, quante persone hanno RVM? Quante vorrebbero averlo? Ah, cos'è che ti manca? No, non sono sicuro di averlo. Scusate. No, no, no. Va bene, Allora, RQM, quando lo avviate vi spara un'enorme guida che credo di avere anche record. Comandi da sapere se è installato. In realtà con il comando che abbiamo usato prima dal sito per installarlo vi ha già installato Ruby, l'ultima versione. Comunque. Per essere sicuri potete chiedervi di elencarvi gli interpreti Ruby installati. RQM list, eccoli qua. Spiega da solo, va bene, c'è scritto il nome dell'interprete, JRuby, Ruby Enterprise Edition, Ruby 1.3, patch 7.1.4, mi dice qual è quello correntemente in uso, mi dice qual è il default. In questo caso il default è questo, ma per qualche motivo io uso quello più vecchio, per capire perché. Se siete curiosi degli altri interpreti, potete usare list known. Questo mi stampa solo un po', quelli che abbiamo detto essere la base, tutte le varie versioni che l'installazione di RQM che ho io potrebbe essere più vecchia di tutta la vostra, ovviamente supporta, questi ovviamente non sono fissi, non si aggiornano da soli, quando aggiornate RQM lui aggiorna anche la lista di quelli che si possono ritrovare tramite RQM. Questo per evitare che fra un anno qualcuno dice ma senti, come che non esce nessuna versione di Ruby, no guarda, non è aggiornato RQM, quindi ti dice sempre questo. Ovviamente a me è successo. E se non lo saprei. Queste sono le versioni di Ruby 1.9.3, GoRuby, che sul quale io non mi soffermo perché non ne ho più idea se c'entri con il linguaggio Go di Google, ok. Questo non ho neanche mai sentito, per dirvi quanto è vario il mondo Ruby. Varie versioni di JRuby, l'ultima è questa, sostanzialmente JRuby 1.7.0, che è compatibile con Java 1.7, Java 7. E quella versione di Java in cui si può fare un case con delle stringhe, non so se non solo con i numeri. Ruby News avevo nominato, ok, Ruby Enterprise Edition, che qualcuno ricorderà Java Enterprise Edition, però voi siete fortunati perché Java l'avete usato in pochi. Kiji, Maglev, che è ancora una cosa abbastanza nuova, appena l'hanno rilasciato neanche un anno fa. MacRuby, che è ancora in Nightly, e voglia. E AeroRuby, che mi sembra fosse una specie di JRuby però per il mondo .NET, voglio dire, sfidati. Ok, come si usa RQM? Se noi abbiamo questi interpreti e vogliamo usare ad esempio Ruby, quello Enterprise, RQM use, ci incolliamo questo. Quando adesso apriamo la nostra IRB, stiamo usando 1.8.7, questo è Ruby Enterprise.
se invece volessimo tornare al normale, facciamo persone civili, stiamo tutto, miss, vai, ok, e poi vuoi meglio svelato. Adesso stiamo usando questa versione di Ruby, quindi quando abbiamo IRB sappiamo quello ovviamente ci dice che versione di Ruby stiamo usando. Ci potrebbero essere delle, vabbè, poi sì. Per quelli di Windows che hanno solo Ruby, sa. Non c'è da scegliere. Ah, in cioè, questo momento. Infatti per, cioè, RVM è carino perché ti permette di poter fare questo giochetto. Io ad esempio nella mia malattia cronica ho il mio progetto della tesi che gira con due versioni di Ruby, nel senso che fa proprio cose diverse con delle versioni di Ruby, perché con GRuby funziona tutta una parte che richiede di utilizzare una libreria Java, ma non funziona dell'altro, che è roba talmente nuova che non è compatibile ancora con GRuby, quindi lo uso con Ruby normale. Le proprie malattie vengono definite a vari livelli anche quando si usa Ruby. Ok, gem. Questo è il comando gem, che se lo usate su un terminale potete riuscire a leggere da vicino, magari ci capite anche qualcosa. Gem numero 1, la versione, ok. Tipicamente a me interessa questo, installare, cercare, gem search da qualche parte. Sono sicuro che esiste gem search. Ok, e poi vabbè, gem build, che per chi decidesse di scrivere una gemma serve per pacchettizzare la gemma, poi in realtà è un po' più complicato di così. Una gemma che molto probabilmente già abbiamo, però facciamo finta di installarla, è rake. Questo si collega a rubygems.org, che è il sito su cui sono state la maggior parte delle gemme, e sperabilmente installa la gemma rake. Tira giù, fai tutto gemma, che è quello non tutto. Installa la documentazione, che per chi dovesse essere per qualche motivo scollegato, si trova anche, cioè la, quella documentazione che dice che sta installando, lì la, la compila nel file installato dalla gemma, cioè nella cartella di installare la gemma, che vi faccio vedere dov'è. Altrimenti su, su RubyGems sono linkate anche le documentazioni online delle gemme, che è molto più pratico. Per quelli che hanno RVM, so che è esclusivo, in realtà il comando gem che noi stiamo usando, come vi dicevo, fa parte, cioè ci viene fornito da RVM. Quindi se io chiedo al mio sistema dov'è il comando gem che stiamo eseguendo, lui mi dice che è nella mia home.rvm rubies, quella versione di Ruby di gem. Quindi in realtà l'eseguibile gem che sto eseguendo non è un eseguibile sistema, ma è specifico a quella versione di Ruby che mi viene interessata dal web. Questo anche perché essendo gem un programma, essendo lo stesso discorso, versioni diverse, strategie diverse. Allora, abbiamo parlato di rake. Rake, per chi ha usato il C, dovrebbe suggerire a cosa potrà mai servire. È una specie di Ruby main, quindi mentre nel C c'è il classico main file col quale possiamo fare main install, main clean, definire task noi sui nostri progetti in C, con rake c'è il rake file col quale facciamo esattamente la stessa cosa. Andiamo ad esempio in un progetto, vediamo qua in giro così a caso, installo le dipendenze perché non sono sicuro di averlo, questo ci arriviamo, è solo per scaramanzia, quindi ci sono, ok, vi dicevo, è come mail. C'è un rake file che descrive quali sono i task disponibili, e con rake noi possiamo chiamare vari di questi task. A cosa serve? Ad esempio serve per eseguire
definiamo una funzione che va eseguita ogni tanto, che non fa parte della nostra applicazione, ma magari di supporto, come potrebbe essere il azzerami il database e popolano un dato di default. Cioè, si può, ma mediamente voi non metterete nel core della vostra applicazione una funzionalità che fa questo. Anche perché, a parte voi, mentre ci sviluppate, a nessuno serve invocare una cosa del genere, salvo che abbia deciso di azzerare il database, caricare il default e mettere l'applicazione in produzione. E quindi farete un cosiddetto rake task, quindi una funzionalità che chiamate tramite rake, che potete localmente andare a eseguire sul vostro progetto. Adesso, quello che vedete qui è il comando che ho dato, bundle, un modo relativamente nuovo di gestire le dipendenze dei progetti in Ruby. Sostanzialmente c'è un file che si chiama gemfile, il quale contiene un elenco di gemme, le quali vengono installate con le rispettive versioni e dipendenze come sono specificate in quel file. Qua non c'è proprio niente di fantastico. E quindi con il comando bundle non sta facendo altro che leggere quel file e dire: ok, io devo installare tutte queste gemme per eseguire questo progetto Ruby. Cosa carina, mediamente i progetti possono avere più ambienti. Quindi noi potremmo avere l'ambiente sviluppo, l'ambiente produzione, l'ambiente test. Mediamente, ma poi questo lo vedremo nelle lezioni successive, è così. Poi quando lavorate sul vostro computer, sul vostro portatile, lavorate in un certo modo, avete bisogno di fare determinate cose. Ad esempio, avete bisogno di essere sicuri che ogni volta che ricaricate una pagina di un sito, dall'altra parte vi fa vedere questa pagina, cioè la vostra web application, vi dia la versione con le ultime modifiche che avete appena fatto. Mentre su un server di produzione, quindi nell'ambiente produzione, voi vorreste che invece di perdere tempo a ricaricare tutto il codice in memoria per eseguire, questo codice fosse magari già caricato e poi dopo di che è interrogato come se fosse un punto di thread di Tomcat, cioè come se fosse statico quel codice. Quindi il codice lì e serve l'applicazione, l'importante che lo faccia più velocemente possibile. Quindi esigenze completamente diverse, produzione e sviluppo, ok, si possono gestire anche in questo modo. Dico io, se non si vede mai niente. Allora, rake meno t grande, è la base per, furbissimo, per interagire con il nostro rake file. Non fa altro che leggere il rake file, che adesso apriamo un file di testo, e vi fa un elenco di tutti i task possibili e immaginabili che ci sono dentro. Questo è il comando per invocare il task, questa è la descrizione del task. Questa applicazione qui è partire il task perché è un'applicazione Ruby on Rails, sostanzialmente vuota. Però questo è un rake file, come vedete è il codice Ruby, come non vedete perché non si legge niente, meglio se avete esperienza con altri linguaggi di scripting, Python ad esempio, o anche Bash, magari non su Windows. Avete il classico del file con lo shabang, il comando per prendere l'eseguibile rake, un commento, questo, a parte il primo che serve per il sistema operativo per sapere che lo puoi eseguire, gli altri sono commenti. Qui c'è una require, adesso ne parliamo. Qui cosa c'è? Questo sembrerebbe un nome di classe, giusto? Sembrerebbe. Questo anche, questo qui potrebbe essere un metodo, una variabile. In realtà la dicitura 2.2 punti, come nel C++ si usa per fare namespace, in Ruby si usa per indicare che questa classe è da considerarsi all'interno di questo namespace, solo che non si chiama namespace, si chiama modulo, module. Quindi noi abbiamo un module temp server, al cui interno c'è una classe che si chiama application. Su application viene chiamato load tasks. Qui io mi aspetterei che mi si chiedesse se questa chiamata viene eseguita su un'istanza o sulla classe. Dice un po' perché. Perché in effetti, prima quando abbiamo giocato un po' con il terminale,
c'era la classe nome, io per usare la classe nome cosa ho fatto? Ho fatto nome.new. Qui invece non, questo non succede. Non succede perché loadTasks è un metodo di classe. Quindi sempre per riferirci al nostro simpatico mondo Java, sarebbe come il public static metodo, ok? Come si definisce un metodo di classe? Come un metodo normale, solo che dopo il def c'è self punto. Proprio un terminale da quello, così lo vediamo. Ah, poi ovviamente, vabbè, quello che fa questa invocazione è di andare a leggere tutti i file collegati tramite questa require a questo read file e a fargli l'elenco di tutti i task definiti all'interno. Poi noi andiamo malamente ad aprire quel file lì. Torneremo su questo file tra un attimo, vi faccio vedere solo il metodo statico. Allora, class nome. Ok. Quindi, cosa succede se faccio così? Cosa vi sperate che succeda? Devo dire stessa cosa e invece succede questo. Ma torniamo a noi. Allora, require prende il contenuto del file che gli viene detto dopo ed è come se lo inserisse all'interno di quello che stiamo leggendo noi, quindi è come se ci fosse un copia e incolla del contenuto di quel file dentro questo. Questo ci dà modo di osservare due cose fondamentalmente. La prima, la vedo dal fondo, che c'è questa simpatica variabile che si chiama underscore underscore file, che contiene default per tutti i file Ruby il nome del file che usiamo, quindi se stesso. C'è qualcosa di simile in Python che si chiama underscore underscore, non so se il file anche lì, però se avete mai fatto un codice Python c'è una variabile che si dice nome del file, ce ne sono altre che non sono sempre tanto interessanti, però le possiamo vedere. Mentre questo percorso qui fa riferimento ovviamente a un percorso appena superiore, poi vai in config, vai in application. Se noi, beh, expand path ovviamente chiamato su la classe file, come metodo statico, di fatto usa la classe file, la classe il fin del linguaggio, per dire ok, ricavami il percorso del file che rispetto a questo che sono io si trova a un livello superiore, poi nella cartella config e poi application. Se noi andiamo a vedere cosa c'è a un livello superiore, o meglio in realtà è il config, perché poi quel file è config application, vediamo innanzitutto che application non è una cartella ma è un file e che l'estensione .rb non è stata necessaria specificarla, quindi quando si fa una require di un file esterno non c'è bisogno di specificare l'estensione. Abbastanza terribile. Questo fa un require di un altro file, poi fa un'altra require. Ecco, differenza tra queste due cose. Rails è una gemma, è un programma, ma è fornito come gemma. Quando noi utilizziamo una gemma, avete visto prima che stiamo installando il comando bundle, tutti i file Ruby di quella gemma è come se ce li avessimo nella nostra cartella. Quindi io posso fare require rails all, in realtà non sto cercando localmente un file che si chiama rails, una cartella che si chiama rails con un file all rb, ma lo sto andando a cercare tra i file forniti dalle gemme e in questo caso sarà fornita la gemma rails.
Poi qui abbiamo una condizione, questo simpatico metodo, che è interessante perché noi prima abbiamo fatto tutto un ragionamento sui nomi delle classi, i nomi delle variabili, e abbiamo visto che quando chiamavamo una funzione gli passava, che si aspettava un argomento e noi non gli passavamo nessuno, avevamo un errore. Ma abbiamo detto che una variabile può essere di vari tipi. Una classe, nel momento in cui noi ce l'aspettiamo, forse possiamo ridefinirla, potrebbe essere anche non definita, perché magari verrà definita in seguito. Oppure banalmente perché quella classe in questo progetto non c'è e noi vogliamo poter dire se quella classe non c'è magari usiamo un'altra. Quindi se non c'è la metodo super veloce per fare questo, allora questa stessa cosa la facciamo, quindi l'applicazione non è lenta ma andrà magari più lenta perché usiamo una classe che fa la stessa cosa, però magari non combinata in C velocissimo ma in Ruby, perché alcune implementazioni Ruby facile dicono la stessa funzionalità. Questa cosa, questo comando, il defined, col punto interrogativo che può essere parte del nome di un metodo, prende di fatto il nome di una classe. Quindi se io apro IRB adesso, tipo bundler così, lui mi dice non esiste, non è definito. Se io dico if defined bundler, mi dirà true o false senza esplodere. Carino. Ok. Qua abbiamo il modulo che avevamo visto prima. Server 2.2. classe application, che altra cosa interessante, questa sintassi qui per le classi, sempre con la nostra inutile analogia con il mondo Java, vista la platea, serve per dire che la classe application estende, quindi è sottoclasse della classe application nel modulo Rails. Ok, questo è il modo per dire. Qualcuno per caso si sta chiedendo come si fa l'equivalente di implements in Java e Ruby? Altre volte? Okay. Si fa in modo diverso da questo, che vediamo qua avanti. Allora, questi sono stati i commenti. Mediamente è comune trovare classi piene di commenti e Ruby. Infatti qui non trovo niente. Ok, qua ci sono delle cose che viene fatte con la configurazione che non ci interessa. È comune, dicevo, perché si preferisce, innanzitutto perché ci colui che generano la documentazione passano i file sorgenti, cercano i commenti per generarli. E poi perché si tende a fare metodi molto semplici, quindi di poche righe, anche perché spesso e volentieri bastano per fare qualcosa anche di utile con Ruby, e a commentare non in modo formale, però in modo informale quello che la funzione fa. Adesso proviamo la cosa di bundler che avevamo detto prima. Cosa da notare, l'uso delle parentesi tonde è completamente opzionale. Mediamente leggibile se non le usiamo le tonde, ma ci possono essere dei casi in cui per la nostra sanità mentale potrebbe essere carino usarle. Ad esempio quando noi stiamo chiamando una funzione che ha più argomenti, uno di questi argomenti a sua volta è una funzione che invoca, che viene invocata con degli altri argomenti, quindi potremmo avere una roba del tipo fun1 Pippo Pluto fun2 Zorro Paperino. Se io vi chiedo, posto che fun1 e fun2 siano nomi di funzioni, dove iniziano gli argomenti di uno, dove finiscono gli argomenti dell'altro, diventa un problema. Perché Pippo e Pluto va bene, ma fun2 era così o era così? Boh. E quindi in questo caso uno dice no, fun2 era così, almeno all'invocazione più interna le parentesi si mettono, a quella esterna, se fun1 esiste, va benissimo questo. Ok. IRB default finalmente dice cos'è brutto. No, beh, potrebbe dipendere, però siccome non è codificato dal linguaggio, mediamente si considera un bug.
Altra cosa carina, ci sono tante cose carine. Parlavamo delle... sempre per rimanere sulle funzioni, argomenti delle funzioni. Noi prima abbiamo letto qualcosa che prendeva un nome e lo stampava. Guardare come riesca a non inventare nulla correttamente. Qualcosa, vabbè, chiaramente il Google esiste, se noi avessimo voluto passare più di un nome, cosa avremmo fatto? O diciamo, guarda, il tuo argomento è un array e quindi usa che è un array, oppure potremmo avere funzioni che motivo più o meno sano accettano un numero di argomenti variabili. È una cosa che si può fare anche in Java, con il genere, accettare il numero variabile di argomenti. In Ruby la sintassi per farlo è questa. Il nome degli argomenti è puramente... manca anche una funzione, no? Potrebbe non piacervi, ecco. Questo fa qualcosa con args. Ad esempio li conta e decide. Questa si può provare anche così, perché args potrebbe essere la qualsiasi. Questo non è utile anche quando voi avete costruito faticosamente un array e questo array contiene esattamente nell'ordine giusto i parametri da passare a una funzione, la quale non prende un array. Però, cioè, se io ho la funzione saluta nome saluto, che fa adesso, com'è che si interpolava? Questo fa questo. Se chiamo saluto ovviamente così siamo tutti contenti. Se io però ho i miei argomenti che mi sono faticosamente calcolato in altro modo, e ce li ho qua in un array con che ne so, ma così, e io volessi passare a salutare i miei argomenti, quelli sono giusti, sono due, sono molto giusti, un po' diciamo, potevano arrivare un po' prima, no. Questo è sempre per Ruby o Razor. Però abbiamo detto, sono giusti, solo perché lui mi dice uno degli argomenti sbagliato, me ne è passato uno, io ne volevo due, è vero, sì? Ma se volessi, magari non è molto frequente, però se volessi davvero scrivere cancelletto grafo, cioè nel senso, ah ok, backslash cancelletto grafo, sì, beh sì, ma in realtà penso che basta che scrivi la graffa perché il cancelletto è grande, sì. Allora, in questo caso si può comunque fare questa roba così. Sì, è una cosa che si sta anche in Python, si chiama splatting. L'operatore asterisco davanti a un array prende non l'array ma il contenuto dell'array e lo passa a questa funzione, che quindi si vede arrivare delle stringhe che c'erano nell'array. Se io faccio la funzione come prima che accetta asterisco args, poi args cos'è? Cioè come lo tiro fuori da... args è quello che ti è arrivato, quindi se ti sei passato un array avrai args 0, args 1, eccetera, se fosse... gli passo ciao tipo, cioè due stringhe, l'importante è che tu gestisca args correttamente. Noi potremmo fargli stampare, una bella domanda, perché mi dà il modo di usare la funzione spec. Anzi, l'array degli argomenti, l'argomento 1 era tutto, ok,
quindi gli arriva questo sostanzialmente. Però gli possiamo passare anche in IL, che non è array vuoto, perché IL è false, e funzionerebbe tutto. Questa roba è utile quando noi ad esempio abbiamo delle funzioni che prendono il passaggio dei parametri posizionale, non è per nome. Quindi magari la nostra funzione prende un tot di parametri di cui a me non interessa assolutamente nulla, e poi ne prende uno finale che dice quello che ci serve. Se la funzione fosse fatta così con asterisco args, noi potremmo agevolmente mettergli una serie di nil dove non ci interessa, quindi passo link che non mi interessa e poi dai un argomento. Oppure per prendere funzioni che possono essere invocate in due modi. Io potrei avere saluta di prima con nome e saluto, che è carina scritta nome e saluto, però non è molto chiara, perché poi se uno ci tiene a fare delle cose leggibili, questo va bene, certo, ma magari se non la ridefinisco ci tiene, poi ci teniamo. Questa è la nostra saluta iniziale, che si invocava così. Però da un punto di vista semantico proprio, siccome io so che il primo argomento è un nome e il secondo è un saluto, potrei volerli passare per nome, cioè vorrei poter fare una roba e qui introduciamo un altro tipo di variabile che non è l'array ma è il dizionario, l'hash. Potrei volerlo chiamare così: saluta nome due punti sante, saluto due punti ciao. Se io la passo così non lo capisce. Io potrei racchiudere tutto in questi due sono i simboli che racchiudono un hash, però si arrabbia ancora di più. Cos'è che ci manca? Ci manca qualcosa che permetta alla funzione di accedere ai valori per nome. Io potrei fare args in quel modo e passare ad args un dizionario, quindi una roba fatta così. Questo è un dizionario al quale si può accedere, per esempio, questo modo, dizionario di nome uguale. Il nostro dizionario, ok, oppure ci si può accedere in un altro modo leggermente diverso, che è questo. La seconda notazione sicuramente vi farà, vi starete chiedendo cosa vuol dire due punti qualcosa. In realtà due punti una stringa con un determinato tipo di caratteri che non saprebbe scrivere tutti quelli consentiti. Fondamentalmente un oggetto fatto così, che magari ingrandiamo anche, si chiama simbolo. È una caratteristica abbastanza strana di Ruby questa dei simboli, però pensate ai simboli come una costante della quale non ci interessa il valore, sostanzialmente. Quindi è come se noi volessimo avere in memoria un oggetto immutabile, una costante, del quale non ce ne frega assolutamente niente di quello che vale, ma che vogliamo poter usare in giro, magari con un nome carino. Quindi c'è questa cosa del simbolo che è come se fosse una variabile della quale come valore non ci interessa, perché ci interessa solo come si chiama, e la sintassi è quella, due punti e il nome. La sintassi pure che vedete qua sopra, in cui lui ci fa vedere il dizionario, graffa, stringa che è la chiave, freccetta l'altra stringa che è il valore per la prima parte, poi simbolo, freccetta, stringa per la seconda, è una sintassi che va bene sia sull'ultima versione di Ruby che su quella precedente. Però potreste, se vi mettete a guardare codice Ruby,
in giro, potreste trovare una sintassi in cui i dizionari sono fatti così: chiave, due punti, valore. Questo è un dizionario valido, infatti lui l'ha tradotto in simbolo, freccetta, stringa. Perché esiste quell'altra sintassi? A qualcuno piace di più, però anche un'altra caratteristica carina da tenere in mente, che vabbè, non ci fate caso perché non conosco, se siete abituati a usare JavaScript, è la sintassi uguale a quella di JSON. Quindi la JavaScript Object Notation usa quella stessa sintassi per identificare gli oggetti. Questa cosa qui torna di fatto utile perché spesso e volentieri, se uno fa un progetto Ruby per il web, si trova a scrivere anche del codice JavaScript, quindi avere per fare la stessa cosa una sintassi che è la stessa è una cosa che non da sapere, da ricordare. Almeno a me capita spesso di scrivere in un linguaggio quello che dovrei scrivere in un altro, quando si usano 4-5 linguaggi diversi per fare una cosa. Non so voi se capita, se non vi capita programmate troppo poco. Ok, domande sulla parte splat, commenti variabili, tipi, scoping. Ad esempio, chiediamoci cosa succede se una funzione è fatta così. Che fa questo? Cosa vi aspettate che succeda? Ha eseguito fin qui, quindi non è che l'interprete prende la funzione, vede la cosa che lui esegue, ma a un certo punto muore. Cosa succede se io la rilancio adesso? Undefined local variable or method y for main object. Quindi il fatto che noi avessimo fuori dallo scopo di quella funzione, ricordate il discorso sugli blocchi di chiusura, y esisteva, però la variabile y dentro la funzione è locale, lo scopo di quella variabile non esce, quindi la variabile y definita fuori da dentro non viene vista. Y era una variabile globale e poi all'interno avrei dovuto fare dollaro y. Ma sarebbe questo metodo dopo per definire la y? No, vabbè, se tu ridefinisci il metodo, stai definendo il metodo, però y non esiste nello scopo di quel metodo, quindi io la devi passare o la devi inizializzare. Y sono le tre cose che mi ricordo. Proviamoci. Allora, y non è, se noi ce l'abbiamo le tre. Ok, ridefiniamo Pippo. Invochiamo Pippo, ciao. Sì, perché y esiste solo nel corpo. Io non mi spingerei oltre con la sintassi, perché comunque, o meglio, se abbiamo tempo magari anche sì. Se volete vi faccio vedere una roba che si potrebbe fare, che è quella di passare del codice da eseguire alla funzione. Io possiamo avere una funzione che prende, questa è una sintassi per indicare un blocco. Questa funzione cosa fa? Fa delle cose sue, poi usa questa keyword, yen, per eseguire il blocco. Se abbiamo funzione adesso, si lamenterà perché dopo aver eseguito la puts qua esce questa simpatica eccezione, la simpatica come local jump error, no block given, quindi yield io l'ho chiamato ma sembra di niente. Però se io facessi funzione do
roba strana che ho fatto è passare un blocco a una funzione. È strana perché innanzitutto il blocco non è un argomento, è un blocco due-end, non è una funzione, potrebbe essere qualsiasi cosa. Però di fatto nel momento in cui la funzione ha fatto yield block, ha eseguito il corpo che io gli ho mandato. Oltre ad averlo eseguito potrebbe avere, che ne so, salvato il valore di ritorno di quel blocco per usarlo. Quindi io potrei avere una funzione che a un certo punto deve fare un if, lo deve fare sulla base di o, perché non lo sa, cioè o meglio, il valore sul quale va a fare quell'if non è una funzione definita, nota da chiamare, una condizione, ma tu alla funzione gli passi un blocco di codice che eseguito gli dice se quell'if voglio ritornare il tuo forse, quindi è una cosa per un'altra. Non so se vi ho fatto capire la potenzialità di questo tipo di strumento. È un po' come quando... quante persone l'hanno fatto? Ok, vi hanno mai fatto fare esercizi con i puntatori a funzione? Quella roba inutile che serve a dire faccio il sorting e ti passo il maggiore o il minore da usare nel confrontare gli elementi, ad esempio. Cioè io faccio una funzione che come parametro anche usa il minore o usa il maggiore, quindi ti passo il puntatore a una funzione che di fatto ti dà una condizione da usare, è più o meno la stessa cosa. Può servire per funzioni appunto che ricevono dei blocchi, ad esempio, adesso questo forse non è proprio l'esempio più adatto in questo momento, però io provo a dirlo, poi se non capite me lo dite. Nelle web application che si fanno con Rails, quando tu ricevi una richiesta HTTP dal browser dell'utente, arrivi a un certo punto, dopo che hai fatto tutti i tuoi calcoli, assegnato variabili, autenticazione, eccetera, che devi rispondere all'utente, quindi gli devi mandare via del testo. Una cosa carina di Rails è che tu potresti, per la stessa funzione lì, per lo stesso codice, rispondere con formati diversi. Quindi potresti avere una risposta HTML, che è quella per il browser che sta navigando, una risposta JSON, perché magari quella stessa funzione uguale, identica, viene chiamata in Ajax da un componente sulla pagina, quindi quello che tu vuoi quando viene chiamata quella funzione, che potrebbe essere dati di una tabella, se me la chiami normale, chiamata HTTP normale fatta dal browser, io ti stampo una pagina con la tabella. Se invece poi ho qualcosa che mi aggiorna con la tabella sulla pagina, quindi una volta che tu l'hai aperta io cambio solo i dati perché è più veloce, chiamo con la stessa azione, perché non faccio un'azione apposta solo per mandare solo l'array JavaScript, uso la stessa azione e gli dico rispondi al formato JSON, rispondi al formato HTML. C'è una funzione che si chiama respondTo, che è un po' come la mia funzione, la mia funzione di sopra. Allora puoi passare un blocco, respondTo, do, e gli dici i formati a cui rispondere perché è dentro. Di fatto stai dicendo quella funzione, a seconda di questo, comportati in questo modo, ma io lo dico in quel modo lì. Questa sembra una funzionalità un po' esoterica del linguaggio, dici ma come, si usa di continuo? Sì, perché è molto semplice poi da leggere. Allora, abbiamo ancora un quarto d'ora che possiamo usare per domande, dubbi, prove, oppure per martellarvi le scatole con quello che viene segnato di fare. Che era la differenza con Java, che abbiamo anche abbastanza ampiamente trattato. Fate la parte sull'interfaccia che noi vediamo. Proposte? Richieste? Allora, vediamo un attimo le interfacce, o meglio, in Ruby si chiamano mixing. Noi definiamo un modulo e lo chiamiamo modulo. Il modulo, nel modulo, anche se non è una classe, possiamo definire una funzione. Chiaramente non istanzieremo un modulo. Stampa, che non prende niente, e stampa qualcosa. Modulo. C-
questo non esiste, così non possiamo usarlo. Non c'è un modo per invocare quella cosa perché non è statica. A che serve questa cosa? Serve a questo. Se io definisco adesso una classe che usa modulo, quindi in un certo senso è come se implementasse l'interfaccia di modulo, però fa qualcosa di diverso. Mi posso dire di includere modulo. Non solo le funzioni definite nel modulo adesso esistono anche nella classe, ma sono anche implementate. Quindi io istanzio una classe del tipo chiusa modulo, dice sì, mi aspettavo una e se includere più moduli, certo. Questa roba qui sembra un po' strana, ma io che me ne faccio di prendere un codice e includerlo in varie classi? Cioè, non so se a voi viene in mente un caso d'uso per una cosa del genere. Ereditarietà multipla. Uomo lupo, estende uomo, estende lupo. Sì, ad esempio però se pensiamo al discorso del duck typing, modulo ti fornisce tutta una serie di metodi a cui quella classe comincia a rispondere, per esempio. Quindi se io volessi sapere se questa classe qua risponde a un certo metodo, il metodo brutale che io in genere devo usare quando uno si pone per la prima volta questo problema è: io voglio sapere se la classe C ha un metodo stampa. Quindi prima abbiamo visto come si fa a definire se il nome della classe chiusa modulo esiste, define chiusa modulo, ma come faccio a sapere se il metodo stampa ce l'ha questa classe? Perché uno potrebbe fare, che so, ce l'ha il metodo brutta? No, però è sollevato l'eccezione, quindi uno dovrebbe, è una classe di caso, la differenza è sottoscritto, uno dovrebbe fare, usare un blocco come il try catch di Java, no? Che è uno spreco assurdo per una roba del genere. Allora esiste questo simpatico metodo che si chiama respond to, si usa in genere con ok, io ho usato il tap tap di completa, usate questa cosa simpatica, respond to col punto interrogativo e il nome di un metodo al quale indovinate cosa potete passare, il nome del, cioè nome dell'oggetto, respond to, nome del metodo, true false. Respond to missing invece è quel metodo che potete implementare come paracadute, il metodo che hai chiamato non esiste, c'è un metodo che implementa tutti i metodi che non esistono, magari fa qualcosa e poi alza l'eccezione, cioè ti stampa logica. Respond to stampa stamp room 1, quindi questo ti fa sapere se una classe ha o non ha determinate cose. In realtà ne abbiamo fatto molto poco adesso con le classi, perché è vero che dobbiamo definire i metodi di distanza, però non abbiamo mai definito un costruttore, non abbiamo mai neanche nominato la parola costruttore, ad esempio, che però esiste e serve, no? I costruttori delle classi si fanno così. Qua ci potete mettere quello che vi pare. Initialize viene chiamato quando noi istanziamo una classe. Se noi volessimo, adesso Pippo non ha metodi, quindi è una cosa assolutamente inutile, diamogli qualcosa. Ah, un momento, attenzione, noi potremmo anche fare questo. Uno potrebbe pensare, visto che si possono ridefinire i metodi, se io decido che quell'istanza gli aggiungo una proprietà, in JavaScript si può fare, secondo me no. Però ovviamente non è che non si può fare, si può fare così, si può fare ovviamente così, ok? Io vi posso dire che questa classe ha una funzione per leggere un attributo, cioè una funzione che si chiama reader, che serve a fare quello, ok? Adesso P
ha guadagnato una funzione che sono come i getteri di Java, AttReader, AttWriter. Sono proprio i getteri setter base, quindi il getter non fa altro che ritornare il valore della variabile privata, relativa, il setter terminato. AttReader serve per gli attributi normali. Se fosse un attributo di classe, quindi associato chiocciola chiocciola, diciamo, abbiamo C AttReader. Poi la sintassi di questi in realtà è sempre quella. Quello che fanno cambia, gioco sullo scoping, quindi poi in realtà non è che si usa un pochino su tipo di funzionalità, sapere che esistono. Cosa può essere interessante fare sul tipo? Abbiamo un attributo SD, potremmo volerlo settare in initializer, quindi andiamo a definire un initializer. Se facciamo questo, non è cambiato nulla, perché SD è la variabile initialize, anche se abbiamo fatto un attributo. Quello che si fa in genere per initialize è settare una variabile di classe, di distanza, scusatemi, e a quel punto si dimentica di chiedere la classe. Cosa possiamo sbagliare? Ah, certo. Scusate, ho stanchi. Si mi trovo. Ok, questo è il nostro P. Questo non è stato inizializzato. Facciamo un P che è sempre un tipo. Ok, questo ci dice che la classe tipo inizialize deve venire chiamato solo come una classe che viene creata, ha quella variabile di distanza, che si chiama SD, che noi possiamo accedere liberamente. Ma cosa succede? Nessuno è sorpreso? Basta tre righe? Io sono sorpreso perché qua leggo che ho SD uguale a 1, poi gli chiedo SD e lui mi ha detto 1000. Quindi scusate, ecco, meno male che si desidera. Abbiamo già incluso il modulo, vero? Una roba da tenere in considerazione quando si valuta la qualità, la leggibilità di una classe per Ruby, come posso dire che possiamo lasciarci qui per distrazione, è che il fatto che una classe includa tanti moduli e quindi abbia centinaia di metodi, sebbene magari la classe di per sé è piccola, la classe è classe, include, fine, end, non ci dice che quella classe lì è stata pensata male. Cioè, mentre in Java tendenzialmente una classe isolata bene dal resto, pensata bene, ha pochissimi metodi, perché c'è il principio di separare tutto e di avere qualcosa che fa solo una, un po' una filosofia inutile, se vogliamo, no? Fa solo una cosa, quella fa bene. In realtà in Ruby questo non si applica. È una cosa veramente, perché uno spesso e volentieri si trova a dire ok, io non conosco, ho installato una gemma, inizio ad esplorarla. Quindi, che ne so che la gemma si chiama Rails, adesso qui non ho la gemma del terminale perché non è una dipendenza di questo progetto. Che metodi ha? Comincio a fare, come potremmo farlo per Pippo, gli comincio a chiedere i metodi, l'elenco dei metodi, reflection, e uno li comincia a guardare e sono tendenzialmente tantissimi, li può dividere per metodi pubblici, metodi privati. Quindi l'impressione che uno potrebbe avere da inesperto è che sia tutto un casino tendenzialmente, perché se voi
usare la reflection di Java per farvi vedere i metodi di una cosa di Java, mediamente trovate molta meno roba. Però sappiate che una libreria molto famosa che useremo anche noi, che si chiama Active Record, che serve per associare una classe a una tabella su database, sostanzialmente, quindi mapping di un model. Se qualcuno di voi ha mai sviluppato applicazioni web, quanti sanno cosa vuol dire model, view, controller? Ok, per chi non lo sapesse, fondamentalmente trattasi di dire: io faccio una classe e dico che questa classe per me rappresenta i dati che sono in una certa tabella, per più né meno. Quindi io le operazioni che vado a fare su quella tabella le faccio tramite questa classe. L'active record, se noi lo estendiamo, ci dà tutta una serie di metodi che sono trova per nome di ogni attributo, ogni nome di colonna di quella tabella, cancella il record, gestire le relazioni tra una tabella e un'altra, e quindi ha tantissimi metodi che noi guadagniamo includendo quel modulo. Funziona molto bene, viene usato da tanti anni e nessuno si è mai lamentato del fatto che ha 300 metodi. Questo solo per avere l'idea di questa cosa. Se non ci sono domande, io direi iscrivetevi al gruppo, vi faccio rivedere, che poi magari le domande vengono dopo. Qua c'è l'indirizzo del gruppo su Facebook. Io vi metterò il link a Code Academy, dove ci sono degli esercizi simpatici da fare per iniziare a prendere confidenza con Ruby, così anche chi non è riuscito a essere operativo oggi può farlo. E nella prossima lezione tendenzialmente cominciamo a guardare quello che si può fare con Ruby sul web, quindi i progetti che esistono e qualche esempio, prima di iniziare poi la installazione con un'applicazione vera, sulla quale vi invito a pensare, perché io non ho assolutamente deciso quale sarà l'applicazione vera, quindi possiamo proporcela e farlo ora che vogliamo. D'accordo? Grazie.